Io credo molto poco a questo discorso dell'ispirazione. Ispirazione, bisogna lavorare, lavorare tantissimo. Tu lavori magari tutto il giorno e mentre stai lavorando ti arriva anche questa ispirazione in un certo momento felice che non puoi valutare prima. Non è che io dico pianto di tutto perché ho l'ispirazione. Questo qui è un concetto romantico, antico, non antico neanche, non lo so chi l'ha inventato, ma non mi somiglia, ecco. Beh, io voglio finire con una nota di altissima poesia. No, niente di satirico. Lirismo puro è una poesia di Gino Bonichi, detto Scipione, quello che per me è uno dei più grandi pittori del nostro secolo. Questa poesia, che lui scrisse poco tempo prima di morire, si intitola Il giorno è andato lontano. Il giorno è andato lontano e io mi sento un uomo di grande statura. Non c'è ombra attorno al mio corpo. Io vedo i monti, io sento il fiume. I colori si sono spenti, le radici degli alberi frugano la terra. Nel mondo opaco i desideri prendono corpo, i rospi si strofinano contro la corteccia dei grossi tronchi, la terra ha tutti i nascondigli, gli scarabei ronzano nell'aria. Se una femmina cantasse, gli odori colpiscono le narici. Le mani s'alzano a cercare per toccare le cose create. La pietra è fredda, la carne è calda e trascina intorno un fiato che confonde la terra con il cielo. Dio, poni il tuo braccio sopra la mia testa e fa che io veda il giorno di domani.